Bella a tutti, regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Negli ultimi tempi sta circolando una voce in maniera più o meno insistente riguardo ad una specifica situazione di calciomercato ed è un qualcosa che io vorrei affrontare con voi per arrivare non come sempre a una risposta, anzi non a una risposta perché difficilmente i miei video portano a questo, ma per fare un ragionamento, per cercare di analizzare una situazione e trarre delle conclusioni, fare delle riflessioni e tutto questo per cercare di avere un'idea generale e capire se più o meno sono l'unico che vede questa determinata cosa in questo determinato modo. Sapete, mi piace molto confrontarmi con voi sotto questi aspetti. Intanto, perdonatemi se ogni tanto guarderò in basso, ma ho Polonia-Olanda qui, quindi ogni tanto ci butto un occhio. E comunque, la voce di corridoio penso l'abbiamo sentita un po' tutti. Stiamo parlando di Dossena. Dossena, a quanto pare, ha delle voci di mercato molto insistenti. Io mi sposto di qua e mi metto così, ok. Ha delle voci molto insistenti per quanto riguarda la Fiorentina. Tra l'altro vediamo che al 5 giugno, quindi a 11 giorni fa, ha un valore di 5 milioni di euro. Però è un giocatore che alla sua prima stagione di Serie A ha portato a casa un bottino come due gol e 4 assist con pochissime ammonizioni, un rendimento secondo me molto costante e diventando uno dei pilastri della difesa come difensore centrale. Un difensore centrale che effettivamente ha giocato praticamente quasi sempre solo a 4 e poche volte a 3, però un difensore centrale secondo me di ottime caratteristiche e che ha comunque un'età non elevata, è un classe 98, ha 25 anni, quindi è ancora nel fiore della sua attività agonistica, anzi professionistica. Il suo valore è 5 milioni. Io adesso non so bene le cifre che possano girare, che possono girare dietro a Dossena, però io credo che una cifra realistica possa essere una che va dai 7 ai 15 milioni più o meno per il cartellino di Dossena. Io per meno di questa cifra o anche semplicemente per 7 milioni difficilmente mi metterei anche solo a trattare. Qui vediamo che abbiamo un interessamento del Bologna, della Fiorentina e addirittura del Como. Non mi stupisce molto questa cosa perché comunque il Como ha una proprietà molto danarosa, molto facoltosa. In più il Como ha il vantaggio di essere in una location molto vicina a Dossena, essendo lui di Brescia, quindi potrebbe essere un vantaggio. Comunque, non è di questo che vogliamo parlare. A prescindere dalla cifra, bisognerebbe tenere Dossena o mandarlo via? Io vi direi di primo acchito io non lo cederei mai, Dossena, perché lo vedo come uno di quegli elementi cardine da tenere fino a quando veramente il suo valore schizza alle stelle, cioè a meno di un'offerta da 20-30 milioni in cui veramente non puoi dire di no, io Dossena me lo tengo. Però capisco anche le vicissitudini societarie, qualsiasi cosa possa portare a una sua eventuale cessione. Bonato in conferenza stampa ha detto che comunque il Cagliari per il momento può lavorare con le mani abbastanza libere. Bisognerà vedere cosa si intende per queste mani abbastanza libere. Bisognerà vedere se queste mani abbastanza libere, scusate la ripetizione, potrebbero bastare. Perché io non sono uno di quelli che dice, se un giocatore l'hai pagato 300-400 mila euro, hai preso una sola, hai preso una pippa o cose simili. Assolutamente no. In primis perché la maggior parte di noi, penso, ha vissuto l'era Cellino e nell'era Cellino i giocatori venivano comprati veramente a
dei costi che dicevi, ma a sto punto manco lo famo mercato perché tanto. Eppure erano giocatori che poi rendevano, quindi non è la cifra che dà l'esempio di che giocatore si va a prendere, e quindi non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver fatto un mercato buono o cattivo per le cifre che si vanno a spendere. Bisognerà sempre vederli sul campo, i giocatori, quello è l'unico giudizio che ci può essere attorno a un giocatore. Il problema, secondo me, della cessione di Rossena è che porterà ad una decisione importante. Tanto penso che sia abbastanza inutile tenere la scheda di Rossena aperta. Questo è tutto il minutaggio e tutto quello che ha fatto nell'arco di questa stagione. Ha giocato in totale 3.099 minuti, ha segnato 3 gol e fornito 4 assist, che per un difensore centrale arrivare quasi alla doppia cifra tra gol e assist, non è poco, ragazzi, non è poco per niente. Comunque, stavo dicendo, fatemi mettere qua, perfetto. La mia paura più grande per quanto riguarda la cessione di Dossena è che se arriverà, molto probabilmente significherà, per come la vedo io, soltanto una determinata cosa, ovvero che il Cagliari è intenzionato a continuare, sicuramente con Mina, perché per forza di cose devi continuare con Mina a meno che non ti pagano quei 2 milioni che ha di clausola, ma continuare con Vietesca e Hatzidiakos. E per quanto io ripeta, sono due giocatori che a me piacciono e sono convinto che non siano scarsi come vengono dipinti, in particolar modo Hatzidiakos. Io penso che il greco-olandese, perché lui è sia greco che olandese, da quello che ho capito, è molto più forte di Viatesca. Però questo porta ad una conclusione: il Cagliari sa che nel bene o nel male ha sbagliato un investimento. Anzi, ha sbagliato due investimenti. La cessione di Dossena porterebbe un buco importante da dover colmare. E questo buco potrebbe essere colmato dai suddetti giocatori. Quindi ci verrebbero propinati con la forza. E questo essere propinati con la forza ci farebbe capire innanzitutto che la società probabilmente non ha le mani libere quanto dovrebbe, ma anzi ha bisogno di cercare di rendere remunerativi gli acquisti fatti in passato. E secondo, che continua a non esserci progettualità. Ripeto, per me sono due giocatori forti, più Hatzidiakos di Vietesca. Però comunque le qualità ce le hanno tutti e due. Però il fatto che possano rimanere loro come coppia titolare a me fa un po' rabbrividire, mi mette un po' di paura, ma non per le qualità dei giocatori in sé, assolutamente ci mancherebbe, ma per il fatto che avremmo una ulteriore conferma del fatto che la società se la canta e se la suona, decidendo sostanzialmente che dopo aver venduto il giocatore migliore che tu hai nel reparto dei centrali, decidi di non sostituirlo e cercare di guadagnare quello che hai perso da queste altre due cessioni. Ed è un qualcosa che a me personalmente non va giù nella maniera più totale. Quindi di base direi che sono assolutamente contrario alla cessione di Dossena, a meno che non arrivi veramente una cifra che non si può rifiutare. In quel caso sarei il primo a dire vai, corri, anche
Anche perché comunque il blasone delle squadre che sta andando sul giocatore è un blasone medio-alto, perché stiamo parlando comunque della Fiorentina, che sono 2 anni di fila che fa una finale di Conference League. Le ha perse tutte e due, però intanto per 2 anni di fila la Fiorentina in finale ci è arrivata. Stiamo parlando del Bologna, che effettivamente ha un progetto e si è alzato il livello, e l'anno prossimo giocherà in Champions League. E il Como, che comunque ha un progetto importante, ma di certo non ha ambizioni europee. Certo è che se va al Como, io un po' di dubbi ce l'ho, probabilmente lo farebbe soltanto per stare vicino casa, credo. Comunque, non so se sono solo io ad avere queste preoccupazioni riguardo al calciomercato del Cagliari. Forse lo so di essere di parte, cioè ne sono consapevole. Però qualsiasi cosa cerca di fare la società, mi sembra che si va a bloccare su una strada già battuta, già fatta, in cui ci siamo già scontrati molteplici volte. Non lo so, questa costante sensazione di déjà vu che mi fa ripudiare quasi a prescindere ogni tipo di scelta venga fatta. E non è una cosa positiva, perché so che non sono solo io a pensarla così. Quindi evidentemente non sono l'unico matto. Tanto aspettatemi un attimo che mi abbevero e torno subito, perché ho un po' di gola secca. Se trovo il mouse, perfetto. Rieccomi, mi sono abbeverato, mi accingo anche a fumare, e stavo pensando però che in realtà c'è un altro motivo per cui Dossena potrebbe abbandonare. E non so se ritenerlo un qualcosa di negativo o di positivo. Perché, come ben sappiamo, molto probabilmente Davide Nicola sarà il nostro prossimo allenatore. E si parla comunque in maniera insistente di un Nicola che avrebbe espressamente richiesto un rinforzo in difesa. E questo rinforzo si chiama Sebastiano Luperto, che dall'Empoli verrebbe al Cagliari. Allora, Luperto non è assolutamente malvagio. È un buon centrale, ha sempre giocato, che io abbia memoria, praticamente solo con l'Empoli. Mo vado a controllare un attimino, ma mi pare che non è che abbia fatto chissà che, voi giustamente non state vedendo. Vi metto così. Ok. Sebastiano Luperto, 27 anni, quindi più grande di Dossena, una maturazione calcistica che secondo me ha già raggiunto. Ho forti dubbi che possa diventare più forte di così, ma mai dire mai. Tra l'altro, io e Luperto siamo dello stesso anno, un contratto che lo vede andare in scadenza l'anno prossimo, quindi l'Empoli probabilmente potrebbe cederlo anche a meno del suo valore per cercare di non perderlo a zero l'anno prossimo. Ha giocato il 100% delle partite da titolare, e ha giocato tutte le partite, e ha ricevuto soltanto 4 ammonizioni, quindi tanta roba. Tra l'altro, vedo che all'occorrenza può fare anche il terzino sinistro, ma non ce lo vedo. A Napoli, Luperto al Napoli, non me lo ricordavo. E il Crotone, io me lo so ricordato sempre e solo all'Empoli. È dal 2021 che è all'Empoli, ok. Ah no, cazzo, Luperto al Napoli, sì, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. È vero. Me lo ricordo. Oddio, intanto la Polonia stava per pareggiare di nuovo. Non lo so, cioè, nel senso, secondo me non so così ad occhio e croce quanto possa essere azzeccata questa mossa, ovvero il cedere uno come Dossena per andare a prendere uno come Luperto. Ok, che Nicola lo conosce. Ok, che all'Empoli è sempre stato uno dei migliori, ma bisogna smantellare la rosa per cercare
di fargli fare uno step successivo. Io non sono sicuro che con Luperto possa accadere questo, però, come ho già detto prima, tutte le mie sensazioni valgono fino a pagina 2, perché poi i verdetti li dà il campo. Quindi io posso dire o pensare quello che voglio, però è il campo che parlerà. Staremo a vedere, sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa storia e sono curioso di sapere voi cosa ne pensate su Dossena, se secondo voi sia giusto andarlo a cedere, se dovrebbe continuare da noi, per quale cifra soprattutto voi sareste disposti a cedere Dossena, che secondo me non è una domanda così banale, per niente. E io, detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti. Magari se evito di far partire il banner sarebbe utile. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.